Si chiama Albatros e sembra già dal nome un invito a volare. È il nuovo progetto di Andrea De Vicenzi, atleta paralimpico di Martignana di Po e mental coach, che partirà con alcuni amici e altri ne incontrerà lungo la strada. Da Fidenza a Roma in bicicletta in varie tappe per pubblicizzare una nuova osteria che nelle intenzioni di Andrea sorgerà a Fontanellato in provincia di Parma e si chiamerà Autentica, aiutando i ragazzi colpiti da autismo. Qualcosa di simile a quanto avviene con Pizzaut a Cassina de' Pecchi e con il Tortellante a Modena. Tutto è partito dall'amicizia con Diana Accorsi, che ha un figlio autistico, e chiacchierando con lei è nata poi un po' la sua una necessità, un bisogno, un pensiero del fatto di assistere non solo dal punto di vista assistenzialistico il figlio, ma dargli anche un futuro. Cioè, il pensiero è: quando non ci sarò più io, come farà mio figlio? Allora, visto che mi piace, ci piace sognare in grande, abbiamo pensato, prendendo spunto anche da altre realtà, di realizzare, di aprire un'osteria, e devo dire che appena abbiamo fatto girare la voce c'è stato subito un grandissimo riscontro. È entrata Paola Mattioli della fondazione, e per promuovere quest'idea io non ho trovato altro che spunto dalle mie avventure. Perciò mettetemi in bici, che mi fate la persona più felice al mondo. E da qui è nato un percorso che parte da Fidenza, dove c'è la fondazione, per arrivare fino a San Pietro Roma, che oramai è il punto di arrivo di tante mie avventure, ma soprattutto di tanti miei cammini. Perciò partiamo il 25 settembre da Fidenza e arriviamo sabato 30 settembre a Roma. È aperta a tutti. Sul mio sito trovate progetto Albatros con tutta la cartina e anche le tracce GPX, che potete raggiungerci in ogni punto e quando volete voi, perché oltre che esserci indicate le date e le città, ci sono anche tutti i singoli orari. Incontreremo amministrazioni e facciamo conoscere questo progetto e questa realtà.